E Radio Radicale, siamo con la senatrice Monica Cirinnà, candidata del PD a queste elezioni politiche, per parlare della strategia per sconfiggere la destra a queste elezioni politiche. Allora, oggi Enrico Letta ha detto una cosa che ha fatto discutere molto, ovvero ha chiesto maggiori consensi per evitare una deriva di destra nel nostro paese. Allora, che timori avete e se con questa frase non pensa che in qualche modo Letta l'abbia data quasi vinta al centrodestra? In questa fase vinta, quasi vinta, non vinta, ognuno ha i suoi ragionamenti e i suoi pensieri. Io credo che Letta abbia fatto bene a lanciare un allarme. L'allarme è quello che la destra, l'estrema destra, perché di centrodestra non c'è più nulla ormai, possa arrivare ad una cifra elettorale, ad una percentuale elettorale che gli consente di vincere quasi tutti i collegi e di avere più del 70% dei parlamentari. Questo vorrebbe dire anche arrivare ai 2/3 di parlamentari necessari per modificare la Costituzione. Noi dobbiamo stare attenti a quello che abbiamo davanti. Davanti abbiamo uno scontro diretto, Partito Democratico contro Fratelli d'Italia, di fatto. Quindi vuol dire una polarizzazione estrema destra contro sinistra. Il partito dei diritti e il partito degli oscurantisti, il partito di chi chiude l'Italia e di chi invece la vuole aperta ed europea. Potrei andare avanti per ore, ma non è questo il punto è davvero l'appello al voto utile. Purtroppo chi vota Calenda e Renzi o peggio chi vota Movimento 5 Stelle fa perdere nei collegi gli unici candidati che possono fermare la destra, che siamo noi del Partito Democratico. Senta, lei ritiene che in qualche modo la destra della Meloni sia contro l'Unione Europea? Perché oggi Letta ha detto che se vinceranno loro non ci sarà l'Unione Europea a salvarci, paragonando uno scenario tipo quello della Brexit. Ma sicuramente l'Unione Europea si irrigidirà di molto, perché comunque quella nuova Unione Europea che è nata dalla tragedia del Covid è un'Unione Europea solidale, non è quella dei muri, non è quella delle chiusure, non è quella di Orban, non è quella né dell'Ungheria né della Polonia. Quindi io credo che noi avremo grandi problemi a stare in Europa con un governo di estrema destra. Ha visto la risposta alla lettera di Giorgia Meloni al papà della bimba Down? Sì, l'ho vista, è la solita furbata di Giorgia Meloni, che tra l'altro getta discredito sulle case famiglia, meglio in una famiglia, meglio con un padre single che in una casa famiglia. Anche questo mancanza di rispetto per tante persone del terzo settore che lavorano con passione in quei luoghi dove tanti minori vengono accolti. Detto questo, sicuramente la Meloni ha bisogno di rifarsi il look sui temi dei diritti, tra cui l'adozione è un tema importante, la pensa contrariamente da noi su tutto. Sull'episodio che è avvenuto a Cagliari, che idea si è fatta di questo militante con la bandiera arcobaleno che è salito sul palco? Lei quando ha visto quella scena e ha visto la reazione della Meloni, che insomma a molti, è stata apprezzata da molti. Ma è stata apprezzata da chi non conosce bene il movimento LGBT e chi come me per 8 anni ha lavorato su questi temi. La Meloni, tutto sommato, ha detto a questo ragazzo, tra l'altro un ragazzo senza malizia, che ha pensato di fare un gesto, come dire, di provocazione, ha detto a questo ragazzo: c'hai già le unioni civili, accontentati. Mentre noi diciamo l'uguaglianza piena è il matrimonio egualitario, è l'adozione per tutti, è la possibilità di ognuno di costruire la propria famiglia come ritiene. Quindi accontentatevi delle unioni civili, fatevelo dire da me che la legge l'ho fatta, è davvero una risposta minimalista e marginale. Senta, che differenza c'è secondo lei oggi tra Salvini e la Meloni? Anche Ma secondo me nessuna differenza, ognuno dei due tira in l'acqua. politica estera? Ma in politica estera la Meloni continua a professarsi super atlantista, mentre, come avete visto, Salvini vuole dimezzare le sanzioni alla Russia. Detto questo, io credo che loro, pur di arrivare al governo, si accorderanno su tutto. Quindi io il pericolo lo vedo e lo vedo comunque senza fare troppe differenze di lana caprina, perché poi alla fine loro sono quelli che si occupano esclusivamente di far vincere il centrodestra per arrivare al potere e poi si vedrà. Un'ultima cosa che riguarda il voto utile. Come mai, insomma, noi abbiamo visto che si stanno moltiplicando gli inviti al voto utile, però questo, leggendo i sondaggi, però sta favorendo
le forze intermedie, perché insomma è così oppure lei non si fiderebbe troppo dei sondaggi? Allora, io non mi fido dei sondaggi e l'avete visto, sono stati smentiti mille volte. C'è il 40% degli indecisi o della gente che non vuole andare a votare, quindi è lì che è il nostro bacino di lavoro. Dopodiché fatevelo dire da una che è candidata senza paracadute in un collegio difficile, è chiaro. Qual è il collegio? Senato 04, tutta Roma Sud, tutta Ostia, tutto Leur, Tuscolana, Ardeatina, Ciampino e Fiumicino. Lì c'è un municipio che è stato conquistato la volta che vinse la Raggi dalla sinistra, però. Sì, sì, il settimo municipio è un municipio importante per noi, anche il più popoloso e più grande. Ci fu anche un collegio dove vinse la Prestipino alla Camera, che era... Quello era il vecchio collegio, adesso è stato tagliato, perché l'ottavo municipio è l'unico tagliato a metà, quindi la parte di Garbatella Ostiense esclusa rimane la parte, diciamo, a sinistra della Colombo. Ma detto questo, fatevelo dire da me che ci sto lavorando ormai da 15 giorni sul collegio. La polarizzazione vera è tra l'uninominale candidato della sinistra e l'uninominale candidato della destra, perché è chiaro che noi abbiamo altri due candidati che sono quello di Movimento 5 Stelle e quello di Calenda e Renzi, ma non potranno mai vincere il collegio, quindi il voto utile in particolare è sul collegio. Se volete che vinca la destra, votate i candidati del centrodestra, se volete che vinca la sinistra, votate noi del PD o di Sinistra Italiana e dei Verdi. Gli altri due voti sono voti perduti semplicemente per una questione numerica, perché non potranno mai arrivare a vincere il collegio dove vince chi prende più voti. Tranne forse dove sarà candidato Calenda, ma non credo neanche lì. Bene, in bocca al lupo e grazie alla senatrice Monica Cirinà del Partito Democratico.